Buongiorno cari amici miei, come state? Buon giovedì a tutti, a chi vedrà questo video e a chi no. Allora, siamo arrivati a giovedì, siamo praticamente a 3 giorni da Milan-Atalanta. Un Milan-Atalanta che sarà veramente una partita credo della svolta, nel bene o nel male. Come vedete dalla copertina, oggi però volevo fare un video particolare. Adesso con calma vediamo di trovare le parole. Allora, vi dico intanto di continuare a iscrivervi al canale, ragazzi, la campanella, io non ve lo dico neanche più. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete mi piace, basta. Cioè, non voglio più dirvelo più di tanto, perché ormai comunque lo sapete, negli ultimi video stavo andando veramente male e non sono contento di questa situazione. Non sono arrabbiato, ragazzi. Le ultime due cose. Iscrivetevi al canale di Domebet e Capoccia Rossonera. Ieri siamo stati in live sul canale di Domebet. L'angolo rossonero ha preso ufficialmente forma. E ieri c'è stata la prima puntata. Ok, adesso vado alle ciance. Che non sono ciance, però. Mister. Mister. Nel nome del Padre Pio e Spirito Santo, Mister Mike Maignan, come vedete dalla copertina, Mike è tornato. L'appello che ti voglio fare è: questo si è allenato ieri, si è allenato oggi, si allenerà domani, sabato farà la rifinitura, il che vuol dire che è pronto. Dopo 5 mesi, questa è la mia richiesta, è quella, il mio appello barra richiesta è questo. Quello di tutti noi, ovviamente. Riusciamo dopo 5 mesi a vederlo titolare, questo qua? Non ce la facciamo più. Cioè, non ce la facciamo più. Già su Bennacer ci avete preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta siamo stati presi per il culo con Bennacer. Perché questo qua è un mese che manca ed era una lesioncina piccolina, piccolina, piccolina. E doveva mancare solo contro il Tottenham. Ma è mancato col Tottenham, è mancato col Monza. Mancherà anche con l'Atalanta. Perché ancora non si sta allenando! Non si sta allenando questo! Quindi su Bennacer ci avete preso per il culo, mister. Ce lo lanci in campo titolare. A noi Mike Maignan manca come l'aria. Come l'aria che respiriamo ci manca. Per favore, lo metti titolare? Per favore? Per favore, che con quel po' di difesa, più il portiere più forte della Serie A, noi dormiamo sonni tranquilli. Per favore, ce lo metti titolare? Ce lo metti titolare senza poi dire no, non verrà rischiato, non verrà rischiato? Per favore, non ne possiamo più. Cioè, sono stati 5 mesi di apnea senza questo qui. 5 mesi di apnea. Io lo sapevo che al Milan, poi, quando gli veniva a mancare il portiere, che l'anno scorso ci ha fatto vincere lo scudetto, il Milan andava in difficoltà. 5 mesi, a posto. E non ci riconfermeremo nel campionato, con lo scudetto. La mia richiesta è questa. Cioè, io non ce la. Noi non, io, noi non ce la facciamo più. Questo si sta allenando e per favore, mister, domenica è titolare, senza cazzi. Senza cazzi, perché veramente vengo qua e faccio un macello, faccio. Tanto su Bennacer, ragazzi, quando io vi dicevo che mancava da gennaio, no, dal 24 di gennaio, domani fa un mese che manca Bennacer dal campo. Poi vabbè, col Sassuolo sarebbe stato squalificato, ma lui, pensate un po', un giocatore che domenica non gioca, sabato fa la rifinitura, lesione del retto femorale, se non sbaglio, non vorrei sbagliare. Un giocatore che non doveva giocare di domenica, voi l'avete fatto allenare e si è fatto male. Si è fatto male. E questa qui è già la terza settimana. No, la terza settimana, perché domani fa un mese che manca dal campo. Però lui si è fatto male la settimana dopo col Sassuolo. Ed era una piccola lesioncina. Scaroni! Scaroni! Che tu avevi detto che Maignan ci sarebbe stato col Tottenham e Bennacer uguale. Ma stai zitto un po'. Stai un po' zitto, invece di dire sempre stronzate. Taci un po', tappati quel cazzo di cesso di bocca che c'hai. E oggi ho fatto un video così perché veramente sono nervoso, nervoso a merda. Nervoso a me, Bennacer, quando cazzo rientro, ancora Krunic ci dobbiamo vedere noi. Bakayoko, io metto Bakayoko titolare, guarda, questa è una provocazione che lancio. Metto Bakayoko titolare io. Metto Bakayoko titolare con l'Atalanta. Perché basta Krunic, oh. Che cazzo. Ma non nulla a togliere con Krunic, cioè non c'ho niente contro di Krunic. Però adesso abbiamo recuperato Maignan, abbiamo recuperato Florenzi. Non dico Florenzi di lanciarlo titolare perché lui sono 6 mesi. Lo stesso discorso di Maignan, però anche lui si sta allenando in gruppo.
Calabria l'abbiamo perso, adesso chissà per quanto l'avremmo perso Calabria, visto che si diceva piccolo fastidino all'anca per Calabria, eh? E andremo avanti secondo me fino a metà marzo, ma minimo, minimo fino a metà marzo. Quindi io contro di Krunic non c'ho niente, ma almeno Maignan me lo fai rivedere, mister, per favore. Ce lo fai rivedere titolare questo qua tra i pali, Mike Maignan? Eh? Che con Tomori, ciao, e Tomori, ciao e Kalulu, in porta con Maignan, è tosta fare gol. Per favore, ce lo fai vedere titolare? Per favore, mister, padre Pioli. Per favore. Per favore, per favore. Questa è la mia richiesta. Ragazzi, io sono, noi siamo arrivati allo stremo. Abbiamo recuperato questo giocatore qua a tutti gli effetti. Non venite a rompere i coglioni, è difficile di qua di là. Questo deve rientrare tra i pali. Punto. 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 Non ce la faccio più. Sono stati 5 mesi di oblio senza Maignan. 5 mesi di oblio. Di oblio. Ma lasciando perdere Tatarusano, che all'inizio io sono venuto qua molte volte a dire che è un albero. Ma Tatarusano, cioè io sto pensando a tutti quei 5 mesi con Tatarusano in porta, i primi, come si dice, i primi 2 mesi prima della sosta, male, 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 male. Nelle ultime 4 settimane, l'ultimo mesetto, diciamo che si è comportato anche bene. Però Maignan è Maignan, no? Maignan è Maignan, una volta che sta bene questo qua tu prendi e me lo lanci in campo, lo lanci con la fionda, lo devi lanciare in campo, cazzo. Io spero che con la Fiorentina, che con l'Atalanta entri anche Florenzi, perché con la formazione che abbiamo adesso, col modulo che abbiamo adesso, Florenzi è il migliore che abbiamo su quella fascia, è il migliore, perché Dest, una scommessa mia persa alla grande, io sono qui, ve lo ammetto, per me Dest era uno dei terzini più forti in prospettiva, ma delusione totale, questo qua è finito fuori dai radar. E perché già sa che non verrà riscattato, quindi Dest, scommessa persa. Calabria, piccolo fastidino all'anca, mo chissà quanto cazzo starà fuori, visto che non si sta neanche allenando. Florenzi, ragazzi, ma sale i Makers, neanche lo nomino. Florenzi su quella fascia è il migliore che abbiamo, quindi io spero che rientri a pieno anche Florenzi, sarebbe perfetto. E non vi preoccupate, da giovedì, oggi siamo a giovedì, fino a domenica io mi aspetto che qualcosina ancora ci venga a mancare, perché ormai è una legge scritta, recuperi uno, se ne si deve farmare un altro, per forza. Questo è il mio piccolo video sfogo, ragazzi, scusate, ma io vedo questo qua che si allena, vedo questo qua che è rientrato, vedo questo qua che calcia, domani se mi gira il cazzo prende e vado a Milanello a vederlo io con i miei occhi, giuro, ve lo prometto, domani faccio un video da Milanello se mi girano i coglioni, davvero, perché poi quando mi partono i 5 minuti non va bene. Voglio vederlo con i miei occhi. Scusate ancora il video, ragazzi. Molti di voi la penseranno come me, molti di voi no, fatemelo sapere nei commenti. Io vi posso salutare qui, il video di oggi finisce. Un bacio a tutti e a domani.